Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con il dibattito all'interno dell'Aula sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2021-2023. Questi gli interventi. Investimenti aggiuntivi per circa 54 milioni, di cui 53 destinati alla sanità. Incremento delle risorse sul fondo di riserva spese impreviste per 35 milioni. Interventi in spesa corrente per 49 e rimodulazioni di spese già programmate per circa 124 milioni, con spostamento degli impegni al 2022. Sono le principali novità della seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Toscana e degli interventi normativi collegati, approvati a maggioranza dal Consiglio regionale e illustrati in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una manovra che è stata adottata all'insegna della prudenza, ma nella volontà di dare sostegno ad alcuni settori strategici della nostra regione. Innanzitutto una misura che si caratterizza per una contrazione molto forte dell'autorizzazione all'indebitamento, questo perché ci sono una serie di finanziamenti previsti per il 2021 che sono stati dislocati nelle annualità successive. C'è da dire però che una grossa fetta di questa misura in realtà è caratterizzata da rimodulazioni. Ci sono molti interventi che avrebbero dovuto essere realizzati nel 2021 e che vengono spostati con i relativi finanziamenti nelle annualità 2022-2023, questo soprattutto in relazione al ritardo nei cronoprogrammi di tutta una serie di interventi che avrebbero dovuto essere realizzati da altri enti diversi dalla Regione Toscana. È una variazione di bilancio molto particolare, perché è una variazione di bilancio che sposta 76 milioni e mezzo di investimenti previsti nel 2021 al 2022 per recuperarne circa 36 che vengono destinati alla sanità, altri che vengono destinati alla cultura, altri al sociale. Ma il fatto grave, a mio modo di vedere molto grave, è che nei 76 milioni e mezzo che vengono sottratti nel 2021 agli investimenti previsti in Toscana vi sono investimenti sulle infrastrutture, una su tutte la FIPD, sul trasporto ferroviario regionale vengono sottratti soldi, 25 milioni di euro destinati al trasporto ferroviario regionale. I treni regionali toscani viaggiano e si muovono in condizioni di precarietà assoluta tutti i giorni. Ci sono stazioni, basta andare la mattina a fare un giro delle stazioni toscane per vedere pendolari che attendono il passaggio del treno anche 40 minuti, treni che viaggiano in condizioni di sovraffollamento folle, autobus extraurbani che viaggiano ben al di sopra dell'80% della capienza prevista dalla normativa attuale. E è un settore questo che si può permettere di vedersi sottrarre 25 milioni di euro. Le infrastrutture, la Firenze-Pisa-Livorno, è una struttura forse che si può permettere di vedersi sottrarre dei soldi nel 2021 per essere destinati nei triennio a venire. La Lega vota convintamente contro questa variazione di bilancio, da un lato perché riguarda tutta una serie di rimodulazioni per il 2022 di mancata realizzazione di opere infrastrutturali, e la nostra Toscana paga un gap infrastrutturale notevole. Occorre aprire una riflessione congiunta con maggioranza e opposizione sul tema delle infrastrutture, perché i soldi ci sono, a volte manca i tempi di realizzazione, la chiarezza appunto sulla programmazione. Questo ci sta decisamente colpendo come Regione Toscana dal punto di vista competitivo. Dall'altro perché non ci convince tutta una serie di operazioni che sono state fatte recentemente dalla Regione Toscana. Questa discussione inevitabilmente si è collegata con quella sul buco di bilancio della sanità, e per dire una delle disposizioni si è cercato di caricare sul bilancio del Consiglio, diciamo della Giunta regionale, il debito in termini di ammortamento di 53 milioni del sistema sanitario, quindi uno sgravio. Ma la situazione non è assolutamente chiara. Noi chiediamo che Gianni sia presente, invece è contro
continuamente assente, ecco, sia in commissione e anche oggi in aula. Io fino adesso non l'ho sinceramente visto, quindi è necessario che ci sia più chiarezza, più coraggio, perché il momento è veramente difficile. Noi faremo di tutto per cercare di evitare aumento di tasse e peggioramento di servizi sociosanitari, però vogliamo un confronto continuo con il governatore, che allo stato attuale manca. Il nostro è stato un voto positivo, una variazione di bilancio che ha confermato quello che stiamo dicendo negli ultimi mesi: no all'aumento delle tasse, serviva fare un'allocazione corretta delle risorse che attualmente sono a disposizione della Regione, quindi aver liberato oltre 70 milioni di euro consente di mettere in sicurezza i fondi della sanità, continuare a dare servizi, erogare e dare risposte rispetto alla battaglia del Covid, non gravare sui cittadini. Era una battaglia politica che noi abbiamo portato avanti, abbiamo vinto questa sfida che serviva per non aumentare nuove tasse, ma soprattutto per trovare una risposta corretta alle esigenze del sistema sanitario e anche una collocazione corretta, essendo ormai a novembre, delle risorse a nostra disposizione. Quindi siamo stati convinti che questa sia stata una battaglia giusta. Nel frattempo abbiamo fatto prendere un impegno al Consiglio regionale rispetto agli stanziamenti sulle scuole, rispetto a degli interventi necessari, urgenti, a causa dell'incremento dei prezzi che molte realtà hanno quando vanno a realizzare nuovi interventi edilizi. Abbiamo presentato un emendamento in merito, abbiamo accettato di ricondividerlo da qui la sessione di bilancio per dare una risposta organica a tutta la Toscana. Dall'aula del Consiglio regionale è arrivato anche l'ok al bilancio d'esercizio dell'ARPAT, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Sia maggioranza al bilancio di esercizio 2020 dell'ARPAT, con 21 voti favorevoli, 12 contrari e 2 astenuti. L'Agenzia regionale di protezione ambientale opera al servizio delle istituzioni e della cittadinanza attraverso il monitoraggio dello stato dell'ambiente, gli accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell'individuazione e della prevenzione di fattori di rischio per la salute dell'ambiente e delle persone. Abbiamo anche in commissione ascoltato il presidente e il direttore tecnico, il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo ARPAT alla luce anche delle tante problematiche che in Regione Toscana ci sono, ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese e ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente. C'è un problema di personale, ormai da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo, nel rispetto però delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto, soprattutto preventivamente, anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. ARPAT è un ente fondamentale per la Toscana, perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di ARPAT un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile, perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato, perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare, non possiamo accettare che ARPAT e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale, perché l'azienda ha chiuso con un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla Regione in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito, perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CEU, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinanti
determinate dalla presenza del CEU e conseguenti bonifiche, il PD ha ritenuto di non votarlo. È un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la Regione sta attraversando, non solo per le vicende del CEU, e quindi ci aspettiamo che la Regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. L'importanza di ARPAT all'interno del sistema Regione Toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente, dopo averlo più volte presentato, il nostro atto, che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso, sia stata approvata dalla maggioranza, che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente, che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere, e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere, perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT, la mancanza appunto di risorse che si avevano non li ha messi in condizione di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista. Chiudiamo parlando del Corecom con i premi che sono stati consegnati nell'ambito del concorso per videomaker. Scopriamo tutti gli spot migliori. E quindi? Come sarà la Toscana nel 2050? È questo il titolo e lo scopo di Toscana in Spot 2021, Ritorno al futuro. Al progetto lanciato dal Corecom hanno aderito 17 videomaker presentando prodotti in video su come immaginano la nostra regione nel futuro. Davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della bimba, che è l'attrice principale del video vincitore, che ci mette tanti sé, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022, perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta. I partecipanti hanno introdotto elementi in chiave comunicativa e tecnologica, elementi cardine delle attuali generazioni. L'obiettivo della Regione si è rispecchiato nei progetti, soprattutto nella sua essenza. Anticipare il futuro è la chiave per non subirlo. Anche quest'anno abbiamo voluto invitare i giovani filmmaker della Toscana a raccontarci una loro idea, una visione della nostra Regione. L'idea quest'anno era molto ambiziosa: vedere la Toscana nel 2050. Sono stati numerosi i ragazzi e le ragazze che si sono presentati con dei progetti tutti assolutamente molto belli. Alcuni hanno pensato di costruire e di riprendere immagini della Toscana assemblandole, altri hanno costruito dei veri e propri soggetti. Insomma, un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Katie Cafissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. Non c'è stata una unanimità in partenza, la giuria ha discusso molto, segno non tanto di una mancata convinzione su chi doveva arrivare primo, secondo o terzo, quanto della difficoltà di scegliere veramente nella qualità dei prodotti presentati e anche un po' naturalmente nel punto di vista spesso soggettivo che questo tipo di valutazioni hanno. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, però potete sempre restare aggiornati anche tramite l'indirizzo web www.consiglio.regione.toscana.it su tutte le notizie relative all'attività dell'Assemblea Toscana. L'appuntamento è per la prossima settimana, ovviamente sempre su RTV 38. Arrivederci.